Viene un tavolo spettacolare e sotto ovviamente mettiamo le rotelle. Primo intoppino, raga, abbiamo provato a mettere le ruote, eccole qui, che poi abbiamo preso sia queste qua con il freno per poter tenere fissare insomma l'isola e sia queste qui invece, no, dove sono? Eccole qua, quelle normali, solamente che non avevo considerato che questa parte qui della Gallax è vuota dentro, quindi come abbiamo poggiato si fora e ovviamente con la vite non riusciremo a tenerla, quindi facciamo una sorta di carrelli che avevamo visto sempre da Brico, volevo prenderli solamente, tanto dopo ve le faccio vedere, solo che avevano attaccate delle rotelle troppo piccoline e troppo basse e quindi lo facciamo noi, ritorniamo da Brico, riprendiamo una tavola grande così e andiamo a mettere sulla tavola queste rotelle, poi vi facciamo vedere. Riusciamo, che bella domenica serena. Invece, per quanto riguarda i due top che ho messo adesso al contrario, abbiamo optato per questa soluzione. Aspettate, eccole, praticamente facciamo così. Sono due, ovviamente le mettiamo dritte a parate, ovvio. Una la mettiamo qui e una dall'altra parte giù in fondo e ovviamente andiamo a puntare tutte le viti in modo tale che le teniamo unite. Poi nella parte centrale invece andiamo a mettere queste due placchette che sono super rigide, le andiamo a mettere proprio qui, proprio così, in modo tale da tenerle ancora più unite e dare più resistenza. E poi ovviamente andranno sopra le Gallax.